Totti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Primo tempo, quarto di finale, Macedonia contro FNCC, andiamo da qualche protagonista. Di febbraio, giusto? Di Francesco, giusto, scusa. 0-0, diciamo il possesso palla a vostro favore, però manca il tocco finale, la finalizzazione. Cosa dici? Stiamo giocando bene, abbiamo avuto tante occasioni, però non abbiamo finalizzato. Sicuramente nel secondo tempo ci sarà occasione, se abbiamo dominato tutta la partita, penso che si vede. Ok, in bocca al lupo per il secondo tempo. Braccini! Primo tempo, possiamo dire, a favore dell'FNCC, voi state passando un po' al contropiede, però idee confuse. Abbiamo sempre giocato di contropiede dall'inizio della campagna. Per il momento idee confuse. Sì, ma la squadra è stata completata alle 8 meno un quarto, per dirti. Ma ancora un paio di elementi. Cosa manca secondo te alla Macedonia per... diciamo la Macedonia del girone? Ah, solamente il difensore centrale bene. Poi manca il centrocampo titolare. Cioè io non gioco centrale, gioco esterno. Due esterni, poi devono essere più concreti in avanti soprattutto. Ok, Daniele, giusto? Sì. Bocca al lupo per il secondo tempo. Ciao ragazzi, eccoci qui alla fine dei quarti di finale. L'hanno spuntata l'FNCC contro la Macedonia. Prisco migliore dei suoi, purtroppo il punteggio 3-0 boccia questa Macedonia che comunque non ha meritato questo grosso svantaggio. Prisco, avete giocato bene, tu soprattutto ti sei mosso bene tra le linee in attacco. Il loro portiere ci ha messo del suo, ha fatto un ottimo intervento, uno su tutti, oltre a vari interventi. Prisco, come cosa è dovuta questa eliminazione del Macedonia? La mancanza di passaggi in mezzo al campo, perché la palla non viene passata quasi mai, sembra la giocata personale. Troppi solisti. È sbagliatissimo, perché con i solisti non sono da nessuna parte. Poi loro sono stati veramente molto bravi, non mi aspettavo una squadra così forte. Poi il portiere, abbiamo detto, ha avuto la sua giornata. Sicuramente, era in giornata di grazia. Se posso fare una domanda dallo studio, mi arriva Prisco. La mancanza dei cambi è stato anche questo un fattore negativo per voi, uno svantaggio? C'è 11 contati sul campo senza ruotare un po'? Sì, questo anche è stato, anche perché comunque Walter si è fatto male. Sta morendo. Sì, Walter si è fatto male, comunque non è il tuo caso, ma alcuni sono arrivati a fine partita in debito di fiato. Quindi anche per questo abbiamo perso. Comunque complimenti a loro. Ringraziamo, penso che anche gli FNC nella versione di Aruta, grande segno di fair play. Un saluto al Macedonia, alla prossima. Grazie. Ciao. Aruta grandissimo, migliore in campo di tutta la partita. Aruta degli FNCC sigla il secondo gol, quello che praticamente possiamo dire chiude il match, dopo aver fatto una bella finta e aver insaccato nell'angolino praticamente a porta sguarnita il gol del 2-0, che diciamo spezza le gambe al Macedonia e porta a casa la semifinale per le FNCC. Aruta, raccontaci un po' la partita dal tuo punto di vista. Fino all'1-0 penso abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo avuto bene il campo, abbiamo palla. Poi sull'1-0 siamo un pochino contratti, un po' l'emozione, un po' la paura di vincere, forse siamo un po' chiusi troppo dietro. Infatti Renato ha fatto un paio di interventi decisivi. Renato, sì, ha fatto praticamente, lo salutiamo, Renato Lacava, grandissimo. Un intervento che vale una rete praticamente, vale un gol. C'hanno qualcuno degli addetti ai lavori dello staff ha detto addirittura la migliore parata del torneo, la migliore parata in assoluto di questa competizione. Aruta, grande gioco per te, tu sei un più una punta, ti piace giocare un po' più arretrato? Gioco più arretrato, più a centrocampo. Più a centrocampo. Questa FNCC, fra un po' ci sarà il sorteggio, la famosa monetina per prendere le prime due classificate che si sono qualificate direttamente. C'è qualche squadra che ti mette in più delle due semifinaliste? A questo punto una vale l'altra. Un 3-0 vi dà forza e vi dà morale. Ce la giochiamo, dai. Vediamola. Perfetto, in bocca al lupo a Ruta, all'FNCC, i fratelli Scatole, i mister e a tutto lo staff. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ciao.